la riproduzione perfetta della facciata del santuario della Madonna di Canneto a Windsor, in Canada. Un'opera ideata e progettata dall'architetto ciociaro Vincenzo Martelluzzi e inaugurata con una solenne liturgia presieduta dal vescovo di Sor Aquino Pontecorvo Luca Brandolini alla presenza di numerosi fedeli nel febbraio del 2001. Il motivo per cui è stata fatta questa facciata come la replica per mantenere le nostre tradizioni qui in Canada, in particolar modo per i giovani, poiché i giovani devono avere quella sensazione di vedere le cose, non solamente di sentirle o leggerle, ma vedere. Una targa all'esterno del santuario ricorda e celebra la data dell'inaugurazione. Vengono inoltre ricordati anche tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera attraverso offerte e donazioni. All'interno del santuario spicca il crocifisso donato dalla provincia di Frosinone proprio il giorno dell'inaugurazione. Questo è il crocifisso, come vedete, che è stato realizzato in Italia è portato qui in Canada ed è una scultura di ferro fatta di proposito. Questo è stato molto ammirato anche dal sindaco di Sette Frati, Riccardo Frattaroli, che venne qui in Canada appunto perché Sette Frati è stato uno dei comuni dell'anno. Ed è qualcosa, diciamo, di caratteristico, molto apprezzato da coloro che riescono appunto a capire l'importanza di questa opera d'arte. Qualche anno prima dell'inaugurazione del santuario fu realizzata una copia della statua della Madonna di Canneto, obiettivo dei ciociari in Canada, tramandare una devozione antichissima anche in terra straniera. Questa statua fu fatta su ordine del vescovo di Sora, che appunto dette l'opportunità a noi di avere questa statua, che è, come vedete, la copia integrale della statua di Canneto in Italia. E le corone sono tutte e due placcate d'oro e sono state fatte appunto in Italia con tutto quanto il manto, eccetera. E fu fatta dalla ditta Campobasso di Napoli. Originale e moderno, il resto dell'edificio, interamente in cemento, è infatti la parte posteriore del santuario, che pone in alto, al centro, una campana recuperata dopo la demolizione di una chiesa. Il santuario della Madonna di Canneto a Windsor, in Canada, rappresenta un simbolo della cultura italiana, ma soprattutto un luogo di culto e preghiera per i fedeli che ogni anno, ad agosto, si danno appuntamento per la solenne processione.